EC711 Impianti termici, apparecchi e tubazioni è un software che permette di dimensionare gli apparecchi e le tubazioni per diverse tipologie impiantistiche. Ha collettori, ha due tubi, ad anelli monotubo, con pannelli radianti a pavimento oppure con moduli radianti a soffitto. Gli impianti possono essere sia di riscaldamento che di raffrescamento. Inoltre, nello stesso progetto è possibile prevedere anche tipologie di impianto differenti, ad esempio un impianto in parte a pannelli radianti e in parte a radiatori. Alla creazione di un nuovo lavoro è possibile decidere se inserire le potenze manualmente oppure importarle da un lavoro di EC700. È anche possibile scegliere come impostare i dati di default del progetto, rimandando la scelta ad una fase successiva, oppure acquisendoli automaticamente da un default generico preimpostato da Ediclima, oppure da un altro progetto precedentemente eseguito. Nella stessa finestra è anche possibile indicare alcuni dati generali del lavoro relativi all'edificio, all'impianto e al committente. Importando le potenze da EC700, il software acquisisce automaticamente l'elenco dei locali con tutti i valori di potenza e di temperatura ambiente, oltre alle planimetrie con i riferimenti dei locali stessi. Nel caso in cui si scelga un input manuale, la tabella deve essere compilata utilizzando gli appositi pulsanti. Prima di iniziare ad elaborare il progetto di un impianto termico, occorre compilare la maschera dei dati di default che raggruppa le caratteristiche di tutti gli elementi che saranno utilizzati nei dimensionamenti successivi, suddivisi in schede in base al tipo di impianto utilizzato. Nella prima scheda della maschera occorre specificare alcuni parametri in funzione del tipo di impianto, a collettori, a due tubi, a pannelli a pavimento, ad anello o a pannelli a soffitto, oltre al tipo di apparecchi: radiatori, apparecchi ventilati o apparecchi a delta T imposto. In funzione delle scelte fatte, occorre compilare alcuni dati specifici e successivamente caratterizzare tutti gli elementi nelle varie schede. Occorre definire, ad esempio, le tipologie di tubazioni e di apparecchi da utilizzare nel progetto, scegliendoli dagli archivi Edilclima o utente. Nella scheda allarmi è possibile impostare alcuni valori limite che si intendono rispettare. Il software segnalerà con specifici messaggi il loro superamento. Selezionando il comando Gestione piani è possibile definire il numero, la descrizione e la quota dei piani del progetto. Se il lavoro è stato creato importando le potenze da EC700, questa finestra risulta già compilata. Altrimenti è necessario creare i piani con gli appositi pulsanti. Selezionando il pulsante Avvia input grafico, è possibile visualizzare la maschera grafica e procedere con il disegno degli impianti. Vediamo ora il disegno di un impianto tradizionale a collettori. Selezionando il gruppo di comandi Disegna impianto, si attiva il gruppo di comandi necessari al disegno. Si seleziona Partenza circuito e poi generatore o anche pompa per inserire il punto di partenza dell'impianto o del singolo circuito. Si seleziona il comando collettore e poi collettore per derivati per posizionare i collettori di distribuzione dell'impianto. Successivamente si devono collegare tra loro i due elementi con il comando montante orizzontale. Si prosegue posizionando i radiatori nei punti desiderati utilizzando il comando radiatore terminale. Il software riconosce il locale e associa automaticamente la potenza richiesta, visualizzando tutti i dati nella tabella inferiore. La procedura è la stessa anche nel caso in cui si utilizzano apparecchi ventilati. Con il comando derivazione si procede al tracciamento dei collegamenti tra il collettore e i singoli terminali. Qualora fosse necessario tracciare tubazioni verticali per passare da un piano ad un altro,
si possono utilizzare i comandi stacco, montante verticale oppure stacco, derivato di collettore. Successivamente ci si sposta al piano superiore, utilizzando l'apposita casella combinata, e si procede al collegamento con il comando stacco collegamento automatico. Nel caso di impianto a due tubi, gli apparecchi da inserire non sono i terminali, ma gli apparecchi singoli, radiatori o apparecchi ventilati. Inoltre, non è presente un collettore di distribuzione e il collegamento tra apparecchi e generatore è eseguito interamente con il comando montante orizzontale. Se un edificio è composto da più piani simili tra loro e con una distribuzione degli impianti simile, è possibile copiare gli impianti disegnati da un piano all'altro utilizzando il pulsante Copia piano. Per effettuare il dimensionamento dell'impianto disegnato occorre chiudere la maschera grafica e selezionare il pulsante Calcola presente nella barra multifunzione. Il software inizia ad analizzare la rete disegnata partendo dagli apparecchi e si ferma in corrispondenza dei nodi in cui potrebbe essere necessario effettuare dei bilanciamenti. L'utente può eseguire uno o più interventi, quali variare il delta P, inserire una valvola di bilanciamento o variare il diametro delle tubazioni confluenti. La casella di opzione Esegui bilanciamento automatico nei nodi intermedi permette di eseguire automaticamente il bilanciamento di tutti i tratti e di scegliere un valore di bilanciamento. Per piccole differenze di pressione non sarà necessario eseguire il bilanciamento e si selezionerà il pulsante Prosegui per far continuare il calcolo fino al nodo successivo. In caso di valori di delta P molto differenti, sarà possibile scegliere una delle voci del menu visualizzato con l'apposito pulsante. L'elaborazione prosegue fino al nodo finale dell'impianto, ovvero in centrale termica, ed il software visualizza un messaggio informativo per il controllo dei dati elaborati. L'utente può accettare tali valori e far completare il calcolo, oppure può apportare tutte le eventuali modifiche che riterrà necessarie. Dopo l'elaborazione dei calcoli, si procede con l'analisi dei risultati. Il software completa le tabelle situate nella parte inferiore della maschera con tutti i risultati ottenuti. I risultati sono suddivisi in schede che dipendono dal tipo di progetto e visualizzano i dati specifici delle varie parti di impianto, apparecchi, tubazioni, circolatori, eccetera. Vediamo ora il disegno di un impianto a pannelli radianti a pavimento. A differenza degli impianti tradizionali, l'impianto a pannelli deve prima essere calcolato e successivamente disegnato. La procedura da seguire è la seguente. Inizialmente, con le modalità già viste, si inseriscono i collettori per pannelli radianti e si collegano all'impianto con i montanti orizzontali. Successivamente si seleziona il comando Identifica aree di posa all'interno del gruppo di pulsanti Calcolo pannelli e si fa un clic con il tasto sinistro del mouse all'interno di ogni locale in cui occorre posizionare i pannelli radianti. Adesso è possibile selezionare il comando Collega area al collettore ed associare le aree di posa al collettore.
Selezionando una delle aree di posa è possibile visualizzare alcuni pulsanti che permettono, ad esempio, di modificare l'area di posa, utile quando sono presenti mobili o sanitari oppure per il passaggio dei collegamenti di altri pannelli. Sempre con lo stesso comando è anche possibile definire la dimensione delle aree perimetrali in cui impostare passi diversi. Terminate le modifiche nelle aree, selezionando il comando Calcolo preliminare pannelli, si visualizza una finestra in cui sono elencati i collettori posizionati nel lavoro, ciascuno con l'elenco delle superfici di posa ad esso associate. Nella parte destra della finestra è presente anche una stima preliminare del numero di anelli necessario in ogni area, in funzione della temperatura di mandata e della lunghezza dell'anello. Terminate le operazioni di calcolo, è possibile disegnare i pannelli. Si seleziona il pulsante Disegno pannelli sulla barra laterale per attivare i comandi di disegno e successivamente si seleziona l'area in cui inserire i pannelli radianti. Sulla barra multifunzione si seleziona il pulsante Disegno automatico e ci si posiziona sul perimetro esterno dell'area. Il software visualizza il percorso del pannello. Occorre fare un clic con il tasto sinistro del mouse per accettare il disegno proposto. La procedura deve essere ripetuta per ogni area di posa. Completato il disegno dei pannelli, si procede con il collegamento con il collettore. Selezionando il pannello, si visualizza sulla barra multifunzione il pulsante Collega a collettore. Si seleziona uno degli attacchi del pannello e si traccia il percorso del collegamento. Dopo aver completato il disegno ed il collegamento di tutti i pannelli, la tabella situata nella parte inferiore della maschera contiene l'elenco dei locali con i dati di potenza richiesta e realmente posizionata tramite i pannelli. Selezionando il pulsante Dati area, è possibile visualizzare tutte le caratteristiche dei pannelli disegnati. In questa finestra il progettista può modificare alcuni dei dati calcolati, come ad esempio la potenza, la portata, il delta T o le perdite di carico. A questo punto la parte di impianto a valle del collettore è già correttamente dimensionata. Per calcolare la parte di impianto che va dal generatore al collettore, occorre utilizzare il pulsante Calcola, secondo la procedura già descritta per gli impianti tradizionali. Vediamo ora il disegno di un impianto a moduli radianti a soffitto. Prima di iniziare il disegno dell'impianto, occorre posizionarsi sul soffitto, utilizzando l'apposita casella combinata. Con le stesse procedure già descritte, si collega al montante verticale proveniente dal pavimento. Si posiziona il collettore e si effettua il collegamento mediante un montante orizzontale. Successivamente si identificano i locali in cui posizionare i moduli con le stesse modalità viste per i pannelli radianti a pavimento. Si seleziona il comando Identifica aree di posa e si fa un clic con il tasto sinistro del mouse all'interno di ogni locale. Selezionando l'area di posa si abilita una scheda specifica sulla barra multifunzione. Per l'inserimento dei singoli moduli si utilizza il pulsante Inserisci moduli e si procede al riempimento dell'area. Se i moduli sono posizionati adiacenti tra loro, sono automaticamente raggruppati e collegati in serie. Per completare l'inserimento occorre selezionare il pulsante Fatto. Per collegare la serie di moduli al collettore si seleziona il comando Collega serie al collettore e si procede con un clic sul collettore e uno sulla serie e poi si traccia il collegamento.
Per determinare la procedura di calcolo occorre selezionare il comando Imposta temperature di mandata e definire la temperatura di mandata del collettore o dei collettori con le stesse modalità già descritte per i pannelli a pavimento. Selezionando il pulsante Dati area è possibile visualizzare tutte le caratteristiche delle serie di moduli posizionate. In questa finestra il progettista può modificare alcuni dei dati calcolati, come ad esempio il delta T, la portata o le perdite di carico. A questo punto la parte di impianto a valle del collettore è già correttamente dimensionata. Per calcolare la parte di impianto che va dal generatore al collettore, occorre utilizzare il pulsante Calcola, secondo la procedura già descritta per gli impianti tradizionali. Dopo aver completato i calcoli, è possibile visualizzare il dettaglio di ogni singolo componente per effettuare modifiche o fare valutazioni. Ad esempio, imporre un numero specifico di elementi di un radiatore. EC711 offre la possibilità di esportare e stampare gli schemi disegnati nelle planimetrie, lo schema sonometrico e tutti gli elaborati di calcolo. Dalla maschera di disegno è possibile esportare in formato DXF il disegno planimetrico del progetto. Per i risultati dei calcoli, il software genera un file RTF, con tutti i dati raggruppati in tabelle e suddivisi per tipologie di apparecchi ed elementi. È anche presente un computo di tutti i materiali utilizzati nel progetto. EC711 offre anche la possibilità di gestire un impianto centralizzato con più partenze, servite dalla stessa centrale termica. Per gestire il circuito comune, che in centrale termica alimenta i vari circuiti dei diversi impianti, occorre selezionare il comando Circuiti centrale e visualizzare una finestra in cui inserire tutte le caratteristiche della centrale. Selezionare il pulsante Gestione gruppi partenze per cambiare la visualizzazione della finestra e decidere quali partenze di impianto raggruppare e quali ulteriori circuiti gestire, scegliendo tra compensatore idraulico, pompa bollitore, pompa di ricircolo oppure un ulteriore circuito generico. Tornando alla visualizzazione precedente, saranno abilitate le schede corrispondenti agli impianti abilitati. Con il software è anche possibile dimensionare un impianto per il raffrescamento dei locali. Per effettuare questo calcolo occorre visualizzare la finestra di definizione delle potenze dei locali e selezionare la scheda Estive totali oppure Estive dedotte l'area primaria. In questo modo i valori visualizzati nella scheda saranno acquisiti e utilizzati nei calcoli successivi da svolgere con le stesse modalità descritte in precedenza.